Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi è venerdì, una nuova puntata di Good Morning Milano. Sono le 12:30 in questo momento. Benvenuti a tutti. Sono ben contento di avervi anche oggi qui in nostra compagnia. Oggi parliamo di un fenomeno che in realtà, poi fuori onda parlando con il mio ospite, mi ha scoperto che non è un fenomeno moderno, come un fenomeno, cioè c'è sempre stato fondamentalmente. Ultimamente forse fa un po' più specie pensando che insomma nel 2018 ci sia chi dalla propria casa, ovunque questa sia, si debba spostare per andare in un'altra regione, magari a volte anche molto molto lontana, per farsi semplicemente, ahimè, curare. È quel fenomeno chiamato migrazione sanitaria, di cui Milano è la meta forse più ambita e la regione Lombardia comunque la regione che è più attrattiva da questo punto di vista. Parliamo di questo tema, lo facciamo insieme al direttore di Casa Amica, Stefano Gastaldi. Buongiorno Stefano. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. No, Allora, chissà quanti errori ho commesso nella mia introduzione. direi che Ah no, ok, è stata giusto. puntuale. Dicevo appunto, sembra strano, insomma, la migrazione ha di tutti gli effetti è un fenomeno, mi viene da dire, quasi naturale, nel senso che ovviamente la gente si Certo. sposta, per andare a stare meglio, per andare a Per cercare i propri un lavoro, bisogni. per cercare. No, come c'è una cosa che invidio sempre agli americani, è quella famosa ricerca della felicità che c'è scritta nella loro dichiarazione di indipendenza. Non invidio tante cose, sinceramente, a loro, ma questa cosa mi è sempre piaciuta, questa ricerca della felicità, no, che loro dicono. E insomma, un po' ognuno di Certo. noi cerca, no, di stare meglio, di cercare un posto Certo. migliore. Quello che fa un po' specie è che nel 2018 questo cercare un posto dove stare meglio, dove stare, è anche un posto dove farsi curare meglio. Cioè che in una nazione moderna, ahimè, mi da dire, speriamo, come l'Italia, non ci sia una parità di strutture e che quindi molta gente sia costretta appunto a migrare, anche se temporaneamente, per questo fenomeno. Sicuramente tra i bisogni che giustificano appunto lo spostarsi, il muoversi, il cercare una residenzialità anche se temporanea, c'è quello della salute. E le cifre sono davvero poco conosciute e sono per certi punti di vista scioccanti. Come Casa Amica abbiamo commissionato nel 2017 una ricerca al Censis a livello italiano e tra malati e familiari accompagnatori si parla di un numero enorme, 1,5 milioni di persone. Ecco, va detto chiaramente 1,5 milioni di persone vivono questo fenomeno, ma è un fenomeno complesso, quindi ci sono diversi tipi di migrazione sanitaria. Quello di cui si occupa Casa Amica è direi il livello un po' più profondo, un po' più complesso, cioè quella migrazione sanitaria è giustificata da motivi di salute grave, dove spesso a rischio c'è la vita. È un'immigrazione che comprende una distanza considerevole dalle regioni del sud a quelle del nord e spesso è caratterizzata da una multiproblematicità. C'è il problema della salute, l'essere lontano da casa, spesso si va a toccare il problema del lavoro, il discorso economico se non è di partenza sopraggiunge. E poi spesso stiamo parlando, appunto, come diceva, per esempio, questo famoso 1,5 milioni di persone, non solo dei malati, non solo di colui che, ma tutto poi un discorso anche L'indotto. di accompagnatori, di gente che Certo, comunque perché devono per forza. quando la malattia è grave, chiaramente nessuno si sente di far Malattia partire un grave proprio o il carro. malato piccolo, Esatto, immagino, no? o il malato Minorenni. piccolo. E quindi chiaramente la parte del leone, in questo discorso lo fa la malattia oncologica, eh? Chiaramente non solo, non esclusivamente, ma sicuramente. Casa Amica è una realtà, insomma, 30 anni, mi Ha dicevi. più di Com'è nata? No, 30 com'è anni. nata e come siamo arrivati a questo Allora, punto? sembra una fiaba, ma purtroppo è un dramma, nel senso che una giovane mamma, più di 30 anni fa, abitava in Città Studi, zona caratterizzata dalla presenza da sempre dell'Istituto Nazionale Tumori e del Neurologico Carlo Besta, Sì. si accorgeva che d'estate nei giardinetti della zona ed inverno nelle auto, nei camper, stazionarono delle persone e queste persone erano i malati e i loro familiari che andavano su queste strutture. Scioccata da questo, si è lasciata interrogare e, accompagnata dalla sua famiglia, ha scelto di aprire simbolicamente, le porte della propria casa, no? Chiaramente, simbolicamente che cosa significa? Non è che fisicamente queste persone le ha invitate a casa propria perché non poteva, ma
ha iniziato a cercare una prima struttura che potesse accoglierla. Okay. Quindi è nata proprio sul campo. E da subito questa signora ha coinvolto il giro delle sue amicizie, delle mamme, dei compagni di scuola, dei suoi quattro figli, si è accorta che certo il problema era per queste persone avere un tetto, una cucina, un bagno, ma non solo. Perché queste persone... Ma quanto in 30 anni poi è cambiata, no? La richiesta. Esatto, però avevano il bisogno di essere non abbandonate, okay, ma accompagnate. Quindi direi che i motivi ispiratori di Casa Amica sono stati quelli della giustizia e della difesa della dignità della persona malata, che non deve mai cessare di essere innanzitutto persona prima che malato. Ecco, questo voi lo fate proprio con le vostre strutture, che non sono semplicemente delle stanze d'albergo, no, o un bed and breakfast. Assolutamente no. Noi abbiamo 4 strutture a Milano per circa un centinaio di posti letto di offerta. Dal punto di vista strutturale sono delle grandi case, delle case famiglie, dove c'è una parte comunitaria e una parte privata, e l'idea è proprio quella del non lasciare da soli, non lasciare isolati questi gruppi familiari, perché di questo si tratta. E quindi la vita comunitaria, l'esperienza comunitaria è uno degli ingredienti fondamentali. Gli altri due li possiamo individuare nell'offrire il più possibile una normalità di vita in un periodo dove la normalità è tutto tranne che scontata, per cui nelle nostre case gli ospiti si fanno da mangiare, si fanno la spesa, cioè il ritmo, per quello che è possibile, deve essere quello di ritrovare una consuetudine. E poi l'ingrediente importante è la presenza e il servizio dei diversi volontari, perché appunto noi diciamo che l'accoglienza di Casa Amica è, per Casa Amica è dare il posto letto, ma non solo, molto di più, la possibilità di essere accompagnati con lo stile massimo della discrezione, del rispetto e dell'empatia. Parliamo appunto di volontari, quanto è importante il ruolo del volontario all'interno di Casa Amica? Direi assolutamente assoluta è l'importanza. I volontari sono un po' gli amici di Milano per queste famiglie, sono dei punti di riferimento, sono disponibili a 360 gradi, dal passare il tempo libero a fare delle cose interessanti, anche a condividere le difficoltà e i momenti anche di disperazione che spesso nei processi si possono incontrare. Quindi è un volontariato esigente da una parte, è molto bello. Esigente perché ha a che fare con situazioni limiti che poi fanno parte della vita di ciascuno, sono quelle situazioni che mai nessuno si augura di incontrare, ma è solo questione di tempo, quindi devi essere pronto a condividere dei momenti importanti. Secondo me è bellissimo perché è un volontariato di aiuto alle persone, di condivisione e di risposta ad alcuni bisogni. Chi può fare volontario per Casa Amica? Che tipo di persona è il volontario di Casa Amica? Allora, molti possono diventare volontari di Casa Amica, nel senso che l'importante è non avere dei blocchi sul tema della malattia, della sofferenza, della morte, cioè essere comunque delle persone disponibili a crescere su questi temi che poi interrogano la vita, Farci i conti con quei temi, tu dici. Bisogna farci i conti, anche qua non è da intendere che ogni momento sei sollecitato sui massimi sistemi, no. Ma se vivi il volontario di Casa Amica, l'incroci, ti capita, basta una brutta notizia di una cura che non sta andando, di un esame che è negativo, che magari accogli lo sfogo e no? E quindi devi essere pronto su questo, però non è che tutti i momenti, molte volte si tratta di un volontariato leggero, appunto offrire normalità, tu sei l'amico, no? Passiamo del tempo insieme, raccontami del tuo paese, ti faccio scoprire Milano, ti vengo a trovare in ospedale quando sei ricoverato, quindi è un volontariato che usa la normalità come binario, però deve essere qualificato ad accogliere anche i passaggi difficili e complessi. Ed è bello perché secondo me se uno lo fa nello spirito giusto dà molto ma riceve anche molto, significa vedere come anche quei passaggi ardui e difficili, a volte impossibili, sono possibili e sono vissuti con dignità, e questa è la grande lezione che gli ospiti di Casa Amica danno. Ah, ecco.
Se qualcuno volesse fare volontario, come può fare? Allora, il volantino di casa amica c'è un iter d'ingresso, per cui se va sul sito www.casamica.it trova i riferimenti e i contatti, vengono fatti un paio di colloqui di conoscenza, dopodiché si viene introdotti a un tirocinio formativo sul campo che si completa con un corso di formazione base. Chiaramente, come tutte le associazioni, anche Casa Amica ha un processo formativo permanente per cercare di rendere i propri volontari il più adeguati possibile ad affrontare tutto quello che c'è da affrontare e fare in modo che il proprio servizio sia virtuoso, contribuisca alla crescita di ciascuno. Allora, il volontario chiaramente dà, ma deve anche saper ricevere dall'esperienza, questo è il segreto, altrimenti non dura. Mi dicevi, a Milano 4 case per più di 100 posti letto. 100 posti letto. Com'è gestire tutta questa, insomma, popò di roba? Insomma, non è più, ecco, no? Non è più una stanza, non è più una casa. Esatto, insomma, ecco, Casa Amica, non è facile, immagino. Casa Amica, ecco, dal punto di vista della gestione, è un misto tra il volontariato, sì, e poi appoggiato alla presenza di alcuni operatori. Tenete okay conto che l'offerta di accoglienza di Casa Amica è 365 giorni all'anno, H24. Quindi solo volontari è una cosa praticamente impossibile da gestire. Quindi c'è una competenza professionale e la grande competenza che è il volontariato, che si integrano. Okay. Dal punto di vista della gestione, ecco, io sono qui in veste di direttore di Casa Amica Onlus, però negli anni, dicevo, si è evoluta l'accoglienza e anche il sistema Casa Amica si è adeguato ai tempi, per cui adesso da un paio d'anni la gestione tecnica dell'accoglienza è affidata a un'impresa sociale che si chiama sempre Casa Amica Housing Sociale, che lavora in stretta sinergia con l'associazione di volontariato. Di cosa ha bisogno Casa Amica però per continuare il proprio lavoro e anzi farlo sempre meglio? Casa Amica ha bisogno di attenzione. Ha bisogno di attenzione e qui l'appello al volontariato che stiamo facendo va esattamente in questo senso. Okay. Cioè, i volontari sono il cuore di Casa Amica, quindi persone che scelgono di camminare con Casa Amica per cercare di dare risposta al bisogno in nome di quello che dicevo prima, giustizia e dignità della persona anche quando soprattutto è fragile e vive la malattia. Ha bisogno di attenzione dal mondo delle istituzioni, perché qui Casa Amica, come tutto il no profit, di questo enorme problema si fa carico e si fa carico esclusivamente al terzo settore, e quindi un confronto è assolutamente necessario, ma quanto mai difficile. Ha bisogno di attenzione anche da parte di aziende, di fondazioni, proprio perché comunque mettere in piedi un'accoglienza di questo tipo ha chiaramente dei costi, e anche qui, certo, Casa Amica per poter stare in piedi, continuare a offrire quello che dà, che poi negli anni si è arricchito anche di servizi qualificati agli ospiti come sostegno psicologico gratuito, il servizio navetta, fai delle animazioni qualificate per i bambini, da sola non ce la fa chiaramente, e da questo punto di vista trovare nuovi amici che ci accompagnino anche sostenendoci dal punto di vista economico e finanziario è imprescindibile. Dicevo, non si fa da soli, si fa mai ben poco, no? Insomma, certo. Anche perché siamo in un sistema in cui anche i confini vengono sempre ad allargarsi, insomma, parliamo di Lombardia, ma poi comunque sicuramente certo, ci allarghiamo anche a Piemonte, Veneto, insomma, e come vediamo appunto la migrazione poi sanitaria arriva da qualsiasi parte dell'Italia, stiamo parlando. Tant'è che avete deciso appunto però, appunto perché da soli non si può fare tutto, di mettervi in rete anche con altre associazioni, giusto? Certo. E qui faccio riferimento alla rete che abbiamo creato a Casa Lontani da Casa assieme all'ILT Milano, l'associazione Prometeo, AVO Milano, delle associazioni che comunque gravitano all'istituto, presso l'Istituto Nazionale Tumori, che ci siamo guardati in faccia dicendo appunto per le caratteristiche che ha Milano, per i problemi delle persone che accogliamo ogni giorno, abbiamo cercato di mappare a livello della città tutte le risorse disponibili per l'accoglienza.
abbiamo un sito che dà delle informazioni, abbiamo un numero verde collegato, che insomma è la prima accoglienza per molte famiglie. Ecco, che risposte Milano, quando appunto avete mappato, insomma, che risposte vi ha dato e cosa vi ha, allora, che scenario vi ha fornito? Allora, sicuramente la generosità di Milano è confermata. Davvero Casamica non è da sola, Casamica è quella che ha più storia, ha iniziato per primo, ma grazie a Dio ci sono diverse possibilità oggi. Poi chiaramente il bisogno è quello di un coordinamento, di accompagnare verso uno stile sempre più maturo, quindi ad esempio molte case non hanno un'occupazione ancora soddisfacente, ma perché bisogna creare dei collegamenti con gli ospedali, c'è tutto un lavoro dietro questa cosa che non si può improvvisare. Sembra che, cioè, se le istituzioni non ci mettono un po' mano e cercano di fare un po' da registi di tutto questo, sia un po' complicato, o perlomeno la loro parte nel sostenere, ecco, tutta questa cosa non al non momento ancora sola. non si riesce invece. Diciamo che allora pacche sulle spalle non è il problema, perché la danno tutti, ecco. Poi costringere l'istituzione, qui è più quello il livello regionale, perché di sanità stiamo parlando, a diventare e a creare un confronto costruttivo, eccetera, questo è un altro discorso. Anche se poi in teoria le prerogative ci sono, perché si parla di integrazione auspicata tra ospedale e territorio, la nuova legge della sanità, però di sperimentazioni in questo senso che coinvolgano i no profit, che coordino. Sarebbe da dire basta sperimentazioni, andiamo a fare qualcosa a regime. Queste cose si fanno, ma sono occasionali all'incontro fortunato tra professionisti che parlano lo stesso linguaggio. Se qualcuno vuole conoscere meglio Casamica, il 20 di marzo c'è proprio la possibilità di vedervi e toccarvi, diciamo. Ecco, il 20 di marzo è capitato casualmente l'incrocio tra questa trasmissione 20 di maggio, c'è un evento di un paio d'ore nella sede di UBI in via Gabba, dove praticamente sto vedendo candele, infatti, esatto, 20 marzo ore dalle 10 dura un paio d'ore. È un mini convegno per far conoscere in modo un po' più approfondito un po' tutta questa realtà, questo problema, e l'occasione per Casamica è quella di dire un grosso grazie a UBI Banca, perché abbiamo costruito insieme un percorso e un progetto di finanziamento che ha ricevuto una risposta superiore ad ogni attesa e quindi ci permette davvero di respirare e di fare anche dei progetti nuovi. No, interessante, perché veramente è un fenomeno di cui mi viene da dire, Stefano, tutti quanti sappiamo l'esistenza, anche chi magari non è troppo dentro, ma che forse non ci si rende conto però di quanto poi è grosso. Ecco, nel convegno che abbiamo fatto e che verrà in parte riproposto attraverso l'intervento del CES, si parla di fenomeno fantasma. Ah, ecco. Cioè, nel senso, pur essendo così macroscopico, pur essendo noto in superficie, però ecco, non ha quella rilevanza che meriterebbe. Allora, cerchiamo appunto di parlarne il più possibile, di far conoscere realtà come quella di Casamica, perché insomma davvero e che poi davvero cioè, lo stile nostro è quello della casa, della famiglia, per cui nessun problema, basta una telefonata, venite a bere un caffè e conoscete dal di dentro sia la struttura, ma la struttura non è la cosa più importante, ma le persone che la abitano, i loro bisogni, e anche i volontari e coloro che hanno la fortuna di lavorarci. Una struttura anche molto seria, perché mi dicevi che dal prossimo anno avete voglia di calcolare anche veramente quanto state facendo. Certo, ecco. Se dice ok, fare del bene. No, Casamica, però... ecco, è proprio grazie a questo finanziamento di UBI Banca, che tra le sue prerogative è quella di essere molto attenta e di valutare, essendo una banca, l'impatto sociale dell'investimento fatto, perché su questo progetto praticamente UBI Banca ha devoluto come donazione a Casamica la percentuale sulla collocazione di un fondo etico. Ok. No? E ci ha chiesto nella rendicontazione che faremo di valutare l'impatto sociale. Ecco, da questo punto da questo qui noi l'abbiamo preso come stimolo, e proprio partirà a settimana un progetto che durerà un anno per valutare l'impatto sociale di tutto quello che Casamica fa.
Capitale sociale vuol dire quanto casa amica moltiplica la donazione che ha. Quindi okay. Un euro donato a casa amica attraverso il 5 per 1000, la donazione liberale, qualsiasi forma ci possa essere, casa amica attraverso la sua accoglienza, i servizi che fa agli ospiti, eccetera, come lo trasforma. Ok, che è un dato importante, perché oltre al dato di capire, spesso interi si dice no, quanto dono, quanto arriva realmente a chi poi ho donato, questo è un dato ancora più importante, cioè capire quanto invece produce la capacità di casa amica proprio di riprodurre e di moltiplicare il valore appunto che uno e dona. E anche questo penso sia un indice. Che sono poi tutti i servizi che insomma, facciamo, fate, andate, e che mi viene a dire anche, andate a togliere dalle spalle della comunità. Che invece dovrebbe sennò sobbaccarsene, mi viene da dire, cioè, certo. Sono tutte spese che sennò lo Stato o qualcun altro avrebbe dovuto mettere, oppure lasciare non lì e invece lasciare delle persone nel disagio e nel insomma, quindi, esattamente. Da qualsiasi parte la vediate, come dire, il lavoro di casa amica è un lavoro importante. E per noi questo è un discorso proprio di restituzione, di trasparenza assoluta, cioè nel senso che appunto. Insomma, com'è una di quelle cose che fa capire sempre quando si dice, no, insomma, onlus è una parola che spesso viene detta fin troppo, è stata siccome poi abusata. Basta a volte, no? Il classica mela marcia che si fa di tutto un'erba un fascio, ma la maggior parte assolutamente sono associazioni che possono essere piccole, no, però a volte anche ahimè, ci sono state e davvero no, invece ci sono tante associazioni, ci sono degli strumenti comunque per dimostrare la propria capacità. Poi, questo chiaramente non è che un'analisi così se la possono permettere tutti. Casa amica dice, beh, quest'anno mi è andata bene, ho un finanziamento, un pezzettino, ti chiedo se posso usarlo a questo sì punto. Perché non pensate che poi quello che c'è, perché loro fanno il volontariato, gli altri facciano il volontariato, no, con loro assolutamente no, cioè, no, anche semplicemente solo le cose che vanno fatte non credo che nessuno gli fa gli sconti o comunque così come casa amica ha un bilancio certificato da 3 anni, quindi abbiamo dei revisori, cioè e li paghi i revisori dei conti, no, quello è pro bono. Ah, meno male, qualcuno l'abbiamo trovato, qualcuno c'è di meno male, meno male. Ecco, dicevo che chiaramente c'è, cioè, il volontariato, il cuore è la relazione con le persone. Perfetto. Però poi specialmente l'impulso degli ultimi anni anche abbiamo un volontariato qualificato, okay, su dei servizi professionali. C'è anche comunque un percorso, cioè c'è un percorso. Perché io domani vengo, no, mutato, no, in una, no, casa. Uno non viene mai mandato, cioè, lo sbaglio. Un percorso, sarebbe, un percorso formativo, certo, e tutto. Sì. E in più avete anche degli operatori qualificati. Abbiamo invece degli operatori qualificati. Mi dicevi. La ricetta di casa amica è un misto tra. Se volete sapere di più, capirne meglio, io ve lo ripeto, il 20 di marzo alle 10:30 vediamo l'ingresso la è gratuito, locandina, c'è posto per tutti. C'è questo interessante convegno bar evento per cui potete andare, capire meglio il fenomeno e magari poi fermarsi e chiedere a Stefano come fare a diventare volontario oppure a donare qualcosa a casa mia. Insomma, in una parte o dall'altra comunque loro sono ben contenti di accogliervi e di darvi tutte le informazioni che avete bisogno. Io Stefano ti ringrazio davvero tantissimo per il tuo intervento qui oggi, ci rivediamo quindi il 20 per questo importante convegno, davvero complimenti per il lavoro che fate giornalmente, teneteci aggiornati su tutto quello che fate, perché insomma ci piace l'idea d'accordo di essere in contatto con una realtà che fa così bene e del bene a Milano. Grazie a voi tutti. Davvero, grazie mille Stefano, grazie mille a tutti voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo lunedì qui con una puntata di Good Morning Milano e invece non perdete l'appuntamento di questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.